Sono Ilaria, ho 35 anni e voglio raccontare perché nel mio CV, alla voce capacità e competenze personali, c'è scritto ottime capacità organizzative e di lavoro su più fronti. Certo, tanti anni spesi a lavorare nella produzione cinematografica raccontano questo. Parlano di sapersi organizzare, saper organizzare gli altri e dallo stesso tempo essere flessibile, sapersi adattare in tante situazioni, anche bizzarre. Ma come tutti sanno, ogni lavoro può essere affrontato in tanti modi. Il mio, di modo, è sempre stato l'essere alla ricerca della soluzione migliore, la più creativa. Ho sempre cercato la strada che, non scontentando nessuno, fosse risolutiva, ma comunque originale, personalissima e allo stesso tempo soddisfacente. Un esempio? Eccolo! 2 anni fa ho deciso di sposarmi. Lavoravo molte ore al giorno, abitavo già a Roma, dove non c'era né la mia famiglia né il mio fidanzato. Avendo già una figlia e vivendo sola con lei, mi occupavo di lei, della sua educazione e del suo benessere e ovviamente della sua babysitter. Insomma, non avevo davvero bisogno di mettere altra carne al fuoco. Però, a ben vedere, io potevo contare appunto sulla mia capacità organizzativa e di trovare soluzioni. Anche se quando raccontavamo la nostra idea, nessuno ci avrebbe scommesso un solo centesimo, ci siamo detti, perché non tentare? E infatti ho tentato. Ho mandato una email, alla quale è seguita una telefonata, alla quale è seguito un appuntamento e alla fine ci hanno dato l'ok. Siamo stati i primi in Italia a celebrare un matrimonio in libreria, una libreria vera che ci ricordava il primo luogo in cui ci eravamo sentiti vicini. Ce l'ho fatta. Un matrimonio completamente handmade, senza wedding planner, senza agenzie, ma potendo contare, come sempre, sull'aiuto di amiche creative e disponibili che ci hanno dato una mano e ci hanno seguito volentieri. È stata un'esperienza bellissima, che ha anche avuto molto successo e della quale vado molto fiera. Ci sarei mai riuscita senza la mia capacità organizzativa?